Ciao a tutti, un grande saluto da Bandito Rossonero per una grandissima serata, una di quelle serate che rimarrà nei nostri ricordi perché sono quelle serate che ti danno un'emozione particolare, ti danno anche una carica per questo finale di stagione e che andrebbero raccontate con delle fotografie. La prima fotografia che mi viene in mente è l'Olimpico rossonero. I cori, l'entusiasmo della curva sud, la coreografia della curva sud all'Olimpico, il boato al gol di Tonali. I cori negli ultimi 2 minuti di partita che erano impressionanti in uno stadio in trasferta, sembrava San Siro. E questa è la prima fotografia. La seconda è Sandrino. Sandrino che gioca una partita monumentale. E che è lui a mettere in pratica quello che il dio del calcio ha giustamente deciso. Si fa trovare, fa le due cose giuste da fare in quel momento, quindi lo stop di coscia e il tocco di punta da calcetto, che è l'unico modo per prendere controtempo il portiere. E poi corre come un pazzo sotto la sua curva. Sandrino è uno di noi. Sandrino è come se avessi segnato io o se facevi tu il gol, avresti esultato allo stesso modo perché Sandrino è rossonero dentro. È come me, come te che mi stai ascoltando, che il lunedì post partita è condizionato dal risultato del Milan, cioè se il Milan ha vinto ti alzi con un umore, la tua giornata scorre via liscia e serena e gioiosa, se il Milan ha perso ti alzi male, molto male. Questo siamo noi, questo è Sandrino nostro, il nostro meraviglioso futuro capitano. La terza fotografia che direi che racchiude tutta la serata è la divido in due. Una parte è l'abbraccio Maldini-Pioli a fine partita. Io raramente ho visto Maldini così felice, neanche quando esultava per le sue vittorie di quando era giocatore. L'ho visto veramente felice e orgoglioso. E l'abbraccio con Pioli è la testimonianza che siamo quello che vi dicevo l'altro ieri, di essere orgogliosi di essere milanisti. Indipendentemente anche dal risultato, indipendentemente se l'arbitro guida ieri chiude ancora gli occhi su un calcio di rigore per noi, indipendentemente dal risultato finale, quell'abbraccio testimonia l'orgoglio di appartenenza alla AC Milan. E l'altra metà della foto a un uomo poco nominato, poco, ma che secondo me è entrato nel Milan in punta di piedi, ma con una competenza, una serietà e anche con il cuore. Voi andate a vedervi il video di Ricky Massara quando oramai tutto è finito, i giocatori sono negli spogliatoi, stanno sistemando il campo. Andate a vedere lui su quella panchina dell'Olimpico da solo, commosso, svuotato dalla tensione.
Secondo me questa è un'altra immagine e una testimonianza. Quest'uomo è arrivato diciamo, conoscevamo in pochi, sapevamo chi era, ma non ne apprezzavamo le qualità umane, tecniche, la competenza. E invece è diventato anche lui uno di noi. Queste sono le fotografie che mi danno l'orgoglio di tifare Milan, indipendentemente da tutto, anche dai risultati, perché le emozioni che ci regala questa squadra sono un qualcosa che va apprezzato a prescindere. Adesso direi di andare con le pagelle, belle, perché saranno belle, ve lo dico, con Magnon, senza voto, perché secondo me non è stato impegnato, quindi per Magic Mike è un senza voto, per Calabria è un 6 e mezzo. Ha spinto, è stato un po' più preciso e pulito delle ultime apparizioni. È stato magari un po' più abbottonato dietro, ma così ha lasciato anche esprimere un po' più di estro a Messias, che secondo me è stato uno dei migliori. Kalulu 6 perché si perde immobile sul primo gol, però poi non sbaglia più nulla. Tomori 6 e mezzo. Teo 7 per il secondo tempo, in cui è stato secondo me devastante. E Tonali, mi sono già espresso, Tonali è 8, 8 e mezzo, 8 più mezzo per il gol, 8 e mezzo. Kessié 6 e mezzo, è cresciuto nel secondo tempo, però non lo vedo ancora il Kessié, si vede che sa di aver fatto qualcosa che non è proprio, e quindi questo si riflette un po' in campo, però c'era, e mi è piaciuta molto l'esultanza finale anche di Frank. Quindi 6 e mezzo. Messias 7. 7 perché è stato il più pericoloso nel primo tempo e nel secondo, se fa quel gol che esce di un nulla dopo un'azione meravigliosa, peccato, però un bel Messias. Un bel 7. Diaz 6 perché si è battuto, ha lottato, ha recuperato palloni, però là davanti incide poco. Leao 7 e mezzo, sempre pericolosissimo, devastante quando parte, assist meraviglioso a Giroud. Vorrei un po' più concretezza in zona gol, quello gli manca, se fa quell'ulteriore passaggio diventa un top player mondiale. 7 e mezzo Leao. Olli 7, 7, solito gol pesante. Quando arrivano quei palloni, Giroud c'è. Non gliene arrivano molti, ma quando arrivano, Olivier Giroud c'è. Quindi 7 Olivier Giroud. I subentrati direi senza voto Salamaker perché è entrato proprio troppo tardi. Krunic è entrato bene, 6 e mezzo. Io lo vedrei bene anche dall'inizio, magari al posto di Diaz, che lo vedo meglio come subentrante. Ibra 7 perché ha fatto l'assist. È stato freddo in quel momento, non ha cercato la porta, ma ha cercato Tonali. Non è da tutti. 7 e poi è entrato bello cazzuto. Rebic che in settimana abbiamo giustamente, secondo me, criticato, è entrato con l'atteggiamento giusto, ha fatto quello che è capace di fare, è andato a prendere quella palla, l'ha messa dentro bene e secondo me quello che è successo in quell'azione può dargli una carica speciale per le prossime quattro partite in cui sarà determinante. Pioli 7,5, 7,5 per come ha preparato la partita. Al di là dei 5 minuti iniziali, dopo praticamente la Lazio non ha più tirato in porta, e per come soprattutto psicologicamente ha tenuto la squadra attaccata
anche in un momento in cui tutti ci davano oramai per spacciati, ma si sa che siamo solo noi e la squadra, non abbiamo supporto da nessuno, anzi, se possono ostacolarci, ci ostacolano. I media sono nelle redazioni, sono tutti uomini infiltrati da Marotta, quando prima era la Juve e ora che è nei nati dopo, è nati male. E quindi adesso aspettiamo, vediamo. Noi domenica sicuramente saremo belli carichi. Vedremo come andrà mercoledì il recupero, vedremo se il Bologna giocherà con la stessa intensità con cui ha giocato contro di noi o se farà come la Roma di Mourinho che stenderà il tappeto rosso, ma non importa. Non importa, di questo parleremo più avanti, godiamoci ciò che siamo. Godiamoci ciò che siamo, contro tutto e contro tutti. Perché noi siamo il Milan. E questo nessuno ce lo potrà mai togliere.